Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pillole di Tecnologia. Questa sera puntata speciale perché parleremo di cartoni animati. Vi siete mai domandati come sono realizzati, come vengono costruiti, come sono pensati e come si fanno proprio a vedere, produrre e alla fine vedere in televisione? Per questo, questa sera abbiamo un ospite, un mio vecchio amico. Ciao Corrado, Corrado Colleoni. Ciao Stefano. Ciao, benvenuto, grazie per la disponibilità. Grazie a te dell'invito. Tu sei art director e adesso ci racconterai un po' dove lavori e qual è la tua, qual è la tua funzione in azienda praticamente. Sì. E direi di lanciare subito il reel dove c'è una raccolta delle tue realizzazioni, così intanto ci racconti chi sei e cosa fai. Va bene. Quindi tu sei art director di che azienda? Dello studio Bozzetto e ci occupiamo un po' di animazione in un concetto molto ampio, da spot televisivi, video aziendali oppure ultimamente anche serie TV. E io mi occupo della direzione artistica, ma soprattutto del character design, ovvero inventare e realizzare i personaggi che si vedono. E quindi curare i personaggi che stiamo vedendo, la parte di invenzione di come sono fatti è opera tua. Esatto, nel senso che è la parte che più mi interessa e che più mi diverte, ovvero dare una forma, a creare un mondo e creare dei personaggi. E la direzione artistica è venuta un pochettino successivamente, nel senso con il tempo, perché ho iniziato a, come dire, a imporre un po' la mia visione artistica su alcuni progetti. Che indubbiamente è piaciuta, perché... Beh sì, nel senso alcuni progetti sono, li curo personalmente, altri invece ci sono in studio Bozzetto, abbiamo altre figure creative, che è appunto Andrea Bozzetto o Branko Rakic, che sono altri registi dello studio Bozzetto. Ci occupiamo un po' di tutto. La maggior parte dei lavori che facciamo, diciamo, mi occupo io dell'aspetto creativo. E giusto per capire, tu come hai fatto ad arrivare, nel senso, qual è il tuo percorso? Ti sono sempre piaciuti i cartoni animati? Beh, quello sì, già all'asilo dicevo, okay, da grande farò i cartoni animati. E ovviamente tutti mi guardavano male. Però sì, nel senso, ho fatto un percorso, allora non c'era il digitale, ho iniziato disegnando per fatti miei, poi il liceo artistico come prima tappa, diciamo, dove anche lì ho iniziato a, come dire, a sperimentare un linguaggio che era la vignetta che vedevamo sui giornali. Infatti il mio primo lavoro è stato appunto una collaborazione con Qui Bergamo, che è un mensile bergamasco, dove abbiamo anche alcune vignette da vedere. E lì avevo la mia rubrica, l'ultima di Colleoni, dove facevo la mia vignetta mensilmente. Con il tempo, qua anche in redazione, ho conosciuto per la prima volta Bruno Bozzetto. Poi, che quindi è stata un'opportunità per conoscere. Beh sì, lui aveva la prima pagina, io l'ultima, e poi l'ho rincontrato successivamente qualche anno dopo. Dopo le vignette mi sono laureato in architettura, ho lasciato poi perdere un po' l'architettura perché è esploso il digitale, quindi la computer grafica ha avuto, come dire, ha iniziato ad essere molto diffusa e come disponibile un po' a tutti. Ho fatto un master in computer grafica a Verona, sono tornato a Bergamo e in quel momento lo studio Bozzetto si stava riformando e ho iniziato a collaborare con loro. Infatti io mi ricordo che io e te ci siamo conosciuti ormai un po' di anni fa, quando sei venuto da me che avevamo realizzato la tua prima workstation grafica. Esatto. Che ti serviva, abbiamo anche una fotografia della Cintiq, ovvero della tavoletta che hai utilizzato per disegnare. Sì. Lavoro principalmente con una Cintiq, che è questo schermo dove disegno direttamente con dei software. Principalmente per disegnare uso Photoshop, ma poi invece ce ne sono poi tantissimi altri in base a quello che devi fare. E mi ricordo che quando dovevi provare la postazione in laboratorio da me, ti avevo detto: allora, se sei qua a provare la postazione, disegnami un logo. E alla fine il nostro logo me l'ha inventato te. Esatto. Praticamente. Su tue indicazioni. Su mia indicazione, però. Perché sempre avuto le idee molto chiare. Bene, meno male. Bene, bene, bene. Bene, allora, adesso che abbiamo visto un po' qual è stato il tuo percorso, volevo capire, a livello di animazioni, visto che alla fine si parla, ok, di cartoni animati, però
però sì, le animazioni sono varie, ci sono quelle in 2D, quelle in 3D, poi ci sono anche altre cose che sì, mi hai spiegato. Quindi quali sono le principali animazioni che vi vengono richieste, quelle che adesso realizzate? Insieme? Allora, in Studio Bozzetto realizziamo vari tipi sì, di animazioni, da video aziendali, istituzionali, spot televisivi, oppure serie TV. Okay. Tipo video aziendali, so che per esempio, uno che avevate fatto è quello di MBA, praticamente. Uno degli ultimi che abbiamo realizzato è uno spot televisivo MBA che era per gli europei di calcio, sì, e che dovremmo vedere adesso. Vedere, sì. Sì. Ed era una classica animazione in 2D. Sì, quindi quello è stato realizzato in 2D, praticamente. Sì, okay. In due giorni. Ah, in 2D. In 2D, ok. Era anche veloce. Eh sì. È questo che vediamo, ok. Ma quindi è realizzato proprio, cioè nel senso questo qua, essendo in 2D è stato disegnato? Questo è disegnato okay, frame by frame, quindi con la vecchia tecnica. Ogni tanto mi piace molto recuperare un po' la tradizione dello Studio Bozzetto, sì, con Bruno, che comunque è che era nato con questa tipologia. Esatto, okay, dove disegnavano tutto a mano. Qua è disegnato frame by frame e poi montato. Sempre però disegnato a mano, ma sempre sul computer, sulla Cintiq. Sì, 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 tutto animato con la Cintiq, ovviamente, okay, e con software che in questo caso non mi ricordo che software viene usato, perché le animazioni vengono fatte dal nostro studio partner a Firenze, okay, Doghead, e nulla, vediamo. Mentre voi, ok, tu fai tutta la parte di realizzazione a Milano, per quanto riguarda il 2D, il praticamente. 2D, sì. Okay. Qua c'era anche una elementi in 3D comunque. Okay. Cerco sempre di mischiare un po' le cose. Mentre invece in 3D, che questo qua mi è piaciuto altri spot invece classici da TV, sì, full CGI, ovvero tutti in 3D. Per esempio, okay, un esempio era tutta la campagna di qualche anno fa di Nutella. Sì. Che adesso possiamo vedere, perché ce l'hai portata, sì, quindi possiamo vederla. Lo spot di Nutella, che vediamo, ed era... sì, tutto modellato. Questo qua è fatto tutto in 3D. Questo è tutto in 3D, sì, renderato con un'altra della nostra società partner, che è Mobo. Sì. E basta. E quindi la differenza tra... Mentre invece un altro che mi è piaciuto, che l'hai fatto proprio per l'Atalanta, era quello a livello di realizzazione, come è stato fatto? Quello è stato tutto in 2D, okay, tranne un piccolo contributo del pallone che... come dire, sfonda la rete, la porta, come si chiama, la rete da calcio, sì, bella, e però il resto è stato animato tutto in 3D. Tutto animato in 3D, quindi proprio animazione. In 2D, scusami. In 2D proprio, sì, quindi realizzato totalmente così, ok? E anche di quello lo possiamo vedere. È abbandonata dal padre sui monti. Allevata nei boschi da una famiglia di pastori e da un'orsa. Dalla mira infallibile. Veloce, velocissima, la più veloce. Atalanta, il mito continua. E questo bellissimo con la squadra della nostra città. Eh sì, questo è stato tantissimo, uno dei miei primi lavori con lo Studio Bozzetto, sì, che mi chiamò per inventare un nuovo personaggio che potesse avvicinare il pubblico più piccolo, quindi i tifosi più piccoli, alla squadra, e alla cultura del calcio. Quindi l'idea del personaggio comunque è stata tua? Come... Sì, è una mia creazione, perché come ti dicevo il mio ruolo principale, sì, è quello di inventare personaggi. Ok. Quindi inizio disegnandoli, poi di solito anche possiamo vedere anche qualche immagine, sì, di studio per, okay, per arrivare poi al... Cioè quando crei, quando abbozzi il personaggio... Se ne fanno tanti, sì, okay, sì, in quel caso poi... Che si faranno un po' di prove prima di arrivare a quello. Eh sì, per Cassi poi nel senso non aveva le idee molto chiare, non sapeva cosa... Ah, quindi gli hai dato più idee praticamente. Abbiamo fatto, okay, una proposta molto ampia di personaggi, sì, 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 poi è stato scelto quello... E poi viene sviluppato. Nella fase di sviluppo spesso, come vediamo qua, alcuni, sì, esempi, ci sono molte matite che faccio per, sì, dove butto giù le prime idee che mi vengono, fino a poi arrivare al personaggio definitivo. Questi sono alcuni personaggi degli spot di Nutella, sì, okay, perché era
uno spot, una campagna che è durata parecchi anni. Ecco, qua vediamo qualche disegno fatto per. Quindi per prima crei i disegni e poi arrivi al personaggio finito, lo colori, lo fai diventare, tra virgolette, definitivo. E poi viene animato dagli animatori e poi viene fatto un lavoraccio molto lungo. Sì. Ma infatti la cosa che mi piaceva far sapere, che dopo entreremo nel particolare di tutto il processo di lavorazione, è quello, perché la gente lo vede il cartone animato, vede l'animazione in televisione, ma non sa cosa c'è dietro. Come... Sì. Mentre invece, prima di andare avanti a vedere magari le realizzazioni tipo serie TV, queste... Quando invento un personaggio, comunque lo sto creando, oltre a immaginarmelo sulla carta, diciamo... Spesso ho il tempo anche per iniziare a immaginarmelo in tridimensionale, o lo modello direttamente con software come quello che usiamo di modellazione 3D che è Maya, oppure ogni tanto mi ritaglio dei momenti dove li modello direttamente con plastilina. Come questi esempi. Sì, questo era il leone per lo spot di UNESCO che abbiamo fatto qualche anno fa, ed era il personaggio di questo leone che girava per Città Alta. Per Città Alta, sì, l'ho visto. La mucca invece per una campagna, per il personaggio di una nota azienda di latte. Ok. Quindi è stata poi stampata sui bricchi del latte. Sì. Quello niente, è un personaggio che ho fatto così. Ma però vabbè, non c'entra niente quello, ogni tanto vabbè, sì. Per ma quando crei per esempio tipo quello dello spot per l'UNESCO, prima lo disegni, lo crei al computer o prima disegni la maquetta? No, prima disegno. Ah, prima comunque carta, lo fai? Sì, ci sono su carta, vedo quello che mi interessa di più, lo propongo, viene di solito discusso parecchio, di solito passa anche molto tempo nella fase di discussione fino a poi arrivare al concept e al character definitivo. In questo caso poi lo sviluppo anche in 3D per piacere. Quindi fai quel passaggio lì prima di... E quello ti serve anche per tenertelo come ricordo più che altro, come... Sì, perché sinceramente noi facciamo un prodotto digitale, non esiste. L'unica cosa concreta è la maquette e ogni tanto mi piace averla. Praticamente quindi sei anche un mezzo scultore, perché nel senso... Non è sempre. Sì. No, sì, scultore è una parola grossa. Sì, però se riesci a realizzare quello che disegni, è simpatica come cosa. O con la plastilina, o con i poligoni, se si parla di modellazione. Se si parla di modellazione. 3D, ok. Sì. Allora, adesso, prima di andare a vedere le produzioni TV, dove parleremo di Topotip, che anche lì è stato un bel lavorone che adesso ci racconterai, ci fermiamo un istante per la pubblicità. Torniamo subito. Bentornati. Allora, Corrado, eravamo rimasti che adesso dovevamo vedere la parte di produzione televisiva, quindi un'animazione come viene creata, ma proprio a livello di puntate, cartoni animati e stagioni, una serie TV. Esatto. Quella a livello di, tipo nello specifico Topotip. Allora, sì. Quante puntate sono state realizzate? Abbiamo realizzato nell'arco di 10 anni 3 stagioni di Topotip che sono andate in onda su Rai Yo-Yo, su Netflix, su Amazon Prime e altre. E poi in tutto il mondo, perché è una serie che è stata venduta... È stata fatta anche in più lingue, quindi? Sì, ovviamente in tantissime lingue, perché è stata acquistata da più di 100 paesi, sì. Sud America, non so dirti esattamente. Comunque Topotip ha avuto un grande successo. Quante puntate erano in 3 stagioni, più o meno? 104 episodi da 7 minuti, quindi un lavoraccio molto lungo, però molto interessante.
lo studio in questo caso si è, come dire, si è rimboccato le maniche e abbiamo lavorato veramente intensamente per tanti anni. È un bel progettone. Sì. Vediamo il trailer che ce l'abbiamo, il teaser. Bellissimo, ma grazie. Quindi per realizzare una serie così, a livello di proprio processi di lavoro, sì. Com'è che funziona? Allora, ogni produzione segue una catena di step, okay. Che si chiama una pipeline di lavoro. Okay. E ce ne hai disegnate alcune per farci capire? Ho fatto uno schema, okay. Grafico per essere un, esatto. Pochettino più chiaro. Quindi parte dall'idea, come vediamo... Sì, come... c'è la prima fase che è la preproduzione, dove c'è l'idea ovviamente. Sì. Topotip nasceva da una collana di libri, quindi era già molto famosa. Okay. A noi è stato chiesto da Giunti di elaborare una versione in 3D per una serie TV, quindi gli ho dato una nuova forma, sì. Perché è cambiata molto dal libro. Quindi si parte dall'idea, la sceneggiatura, sì. Topotip è stato scritto da Valentina Mazzola col suo team di sceneggiatori, okay. Vengono scritti tutti gli episodi, nel frattempo io cosa faccio? Sono quello col berretto, praticamente, esatto, inizio a disegnare cominci i personaggi. Cominci a buttare giù il concept design, cioè quindi un'idea dei personaggi. La prima cosa sono i personaggi perché dobbiamo poi vendere questo... Vedere quindi crei la bozza praticamente. Eh sì, dobbiamo progettare, si chiama Bibbia, che è questo documento, sì. Grafico, sì. Dove noi lo portiamo di solito in Rai, per esempio, che in Italia è quello che produce le serie TV, okay. Che poi l'acquista e partecipa alla produzione. Quindi... se mi mandi l'altra forse sì, quella rosa precedente, dopo c'è sì. Lo storyboard praticamente, esatto, dalla sceneggiatura si passa allo storyboard che viene disegnata, sì. Ogni pratica come se fosse un fumetto, okay. Il regista in questo caso era Andrea Bozzetto e Branko Rakic in sì. Varie stagioni curano, ma viene disegnata come un fumetto tutti gli episodi, certo. Ah, tutti, quindi di ognuno c'è praticamente il fumetto sì. Disegnato che è lo storyboard sulla quale poi si basa tutto il resto. Esatto, e questo storyboard viene poi montato in un filmato con i tempi giusti che si chiama Animatic, con già una bozza di audio. Così lì ti fa capire come dovrebbe venire. Inizia a dare, ci sono già i tempi. Ok, ok. Quindi gli stacchi, la posizione di camera e via dicendo. Tutto però disegnato. Se ci sono degli errori o comunque non funziona qualcosa, si può comunque ritornare. Okay. Ma qua sei ancora in fase che ti stanno dicendo comunque se va bene il prodotto? Sì. No, qua se siamo già in Animatic vuol dire che il prodotto è già stato... Gli è già andato bene? Esatto, e quindi stiamo già proprio in produzione quasi. Okay, okay. Infatti dopo l'Animatic, vediamo la prossima slide. La slide dopo, sì. Passiamo proprio alla produzione vera e propria, quindi si parte con una traccia audio. E anche qua la cosa che ti avevo chiesto quando me l'hai fatta vedere, non lo sapevo io che prima si partisse dall'audio nei cartoni sì, animati. Si fa una traccia con tutti i dialoghi, quindi okay. In inglese vengono doppiati tutti i dialoghi della sceneggiatura, che è già con tutti i dialoghi. Si passa poi alla modellazione, Topotip l'avevo modellato io in Maya, okay. Quindi si modella... Ma in 3D, esatto, in 3D con i poligoni, poi si fanno le texture, si dipingono, c'è la fase di rig che viene... Cioè che rig, mi dicevi, è come se tu gli inserisci uno scheletro alla parte 3D, sì, praticamente. È proprio un sistema di ossa sì. E di controlli che poi permetteranno il movimento al personaggio. Infatti poi questo personaggio che si dice riggato, sì, sì, sì. Viene preso in mano dall'animatore che lo anima in base allo storyboard. E però anche lì l'animatore praticamente lo anima e dopo lo mette però in un contesto. Certo, ovviamente animato il personaggio viene posizionato nella scena tutta in 3D, tutta modellata, viene illuminata come se fosse un set, sì. Dal vero, viene illuminata e renderizzata, ovvero...
filmato. Ma per assurdo è paragonabile a quando qualcuno gira un film, nel esatto. senso i truccatori per te sono le texture, come devono comportarsi potrebbe essere... È l'animatore. Esatto, se poi viene messo nell'animazione dentro nel contesto e ci sono le luci, il set e tutto il resto come noi adesso qua, esatto. alla fine, concettualmente... È la stessa cosa, solo che è in un ambiente virtuale controllabile, quindi non abbiamo problemi di... pioggia per dire o di altre cose. Perché lo gestisci? Gestiamo tutto all'interno del software e portiamo avanti il film. E praticamente dopo che è stato messo nel set, è stato illuminato, viene, c'è la parte di rendering. Render viene fotografato ogni immagine, quindi per un'animazione sono 25 fotogrammi al secondo. Sì, 25 classici, 25 frame esatto, per secondo. Esatto, noi facciamo 25 fotografie di questa animazione che poi vengono montate. Montate, composte e fanno la parte di... post-produzione. Ok, quindi. E dopodiché andiamo alla parte di post-produzione che è l'altra slide che ci hai preparato, ok? E qua vedi che vengono messi insieme tutti i render in un filmato. Poi viene aggiunta la colonna sonora, anche i dialoghi ridoppiati, perché vengono doppiati con gli attori, con il cast degli attori definitivo, quelli okay. precisi. Ma ridoppiano anche la prima voce? O sì, tutto viene ridoppiato. Ah, ok, quindi la prima voce è una specie di voce guida. Sì, un rough. Ok. E poi c'è l'output finale che viene mandato poi in Rai, il Rai deve passare un controllo qualità e poi c'è la messa in onda. E quindi c'è, dopo c'è tipo proprio... va avanti già da tanti anni, dal 2013 che è in onda. Cocane. Qua adesso cioè, possiamo veramente... vedere qualche immagine di lavorazione, perché comunque creare il mondo di Topotip erano sì, tantissimi qua. Personaggi. E per ognuno è stato fatto un lavoro di questo genere. Sì, è stato un lavoro cioè, enorme. Lo si abbozza, poi lo si prepara. Sì, questi erano i primi disegni, poi in questo vediamo tutti i personaggi modellati in 3D, la versione 3D. Ok, quindi quelli di prima sono disegni abbozzati o comunque realizzati dei concept. Dei concept, sì, ok. Questo vediamo. Cioè parti da quello sopra, praticamente, esatto, dalla parte disegnata proprio. Sì, disegno così. Però sempre con la Cintiq, sempre al computer. Questi sì, erano disegnati su carta, mi sembra. Okay. Poi sì, li ho elaborati un po' col computer. Questi sono ad esempio alcuni studi degli environment, perché in un progetto come questo devi immaginarti tutto il mondo di Topotip, il quindi villaggio. Quindi non soltanto i personaggi, ma anche... Tutte le scenografie. In ma anche quella è una roba che indicativamente compete a te? O beh, questo è ad esempio il progetto, e io e Valentina Valentini ci siamo occupati proprio di tutte le scenografie, qua esce okay. un po' il mio background architetto, vedi la progettazione esatto. della casa di Topotip, esatto. qua anche inventarmi, che ne so, le autovetture come... Sì, dove, con i topolini. Esatto, sì. mi ero immaginato che tutte le autovetture erano delle scarpe, quindi... Sì. E questo è lo scolabus. Lo scolabus che sarebbe una borsetta. Sì, un lunchbox. Il progetto era interessante perché c'era questo... messaggio di riutilizzo degli di una oggetti, vecchia... quindi, non, okay. quindi non più il buttare, sì. ma recuperare oggetti per dargli una nuova vita, una nuova forma. Tutto il mondo di Topotip era proprio costruito con l'assemblamento. Sì, era anche sotto un certo punto di vista anche educativo. Come ecologico. Ecologico, educativo, ok. Io mi sono segnato invece alcune domande, quando abbiamo detto nei social che facevamo la puntata sui cartoni, mi sono segnato alcune domande che ci hanno fatto. Una di quelle è: che tipo di software utilizzi per fare questi lavori? Disegnare principalmente... Uso Photoshop. Ok, quindi classico Photoshop. Sì. Però nel Photoshop con la Cintiq collegata, tu disegni su Photoshop con la Cintiq. Quindi sì. questa lavagnetta che abbiamo visto prima nelle foto che usi per disegnare. Ok. Puoi vedere anche un contributo video. Poi, sì. Vabbè, che ok, va bene. E poi invece per la parte 3D uso Autodesk Maya, che è per la modellazione. Sì. Per le texture dipende, Substance oppure Mudbox, okay, dove sì. dipingo direttamente. I classici programmi di elaborazione, ok, 3D e... Sì, è tutta 3D. Basta, io nel senso... Poi principalmente tu con quei software riesci a realizzare quello che abbiamo visto. Sì, non faccio tutto io, nel senso... No, certo. Però, sì, perché come dicevi tu alla fine crei il personaggio, dopo anche tutta la parte di animazione che serviranno altri software specifici, tu passi dopo. Beh, Maya è già un software completo, perché riesci comunque a fare un'animazione completa. Nasce proprio come software d'animazione 3D.
è quello che viene usato da Pixar o da e tutti comunque gli studi. Sia, ok. Mentre un'altra domanda interessante è, preferisci computer Apple o computer Windows per fare quel tipo di... Perché qua ci sono molte idee. Ma io ho sempre usato Windows. Sempre usato Windows? Sì, non... Quindi tu mai, così come la prima workstation che ti avevo fatto io concettualmente. Esattamente, okay. Quella. E io mi sono sempre trovato bene, quindi non c'è ancora l'intenzione non c'è ancora l'intenzione di passare a... No, nel senso sono abbastanza comodo con Windows. Però i software adesso si sono omologati e anche... su Macintosh sono tutti disponibili. Sì, quindi indipendente la piattaforma. Non okay. È più come un tempo che si diceva che... Un'ultima domanda invece che ti volevo fare era appunto se, però più o meno ce l'hai già raccontato, se partivi da qualcosa di già pre-realizzato o se tutte le idee erano da foglio bianco, tuo cervello e mano. Allora, quello che piace a me sì è creare da zero, insieme a Branco, ad Andrea, creare qualcosa di ogni volta nuovo, sempre mantenendo un po' la tradizione di Bruno... che comunque sempre come dire, è presente in studio, sì. Bozzetto, e quindi mi piace continuare un po' la tradizione. Ovvio, casi come Topotip, che nascono da un progetto già preesistente, hanno anche più facilità nella commercializzazione, perché in quel caso c'era proprio una collana di libri famosissima in tutta Europa. Però a noi piace creare contenuti nuovi, come il progetto che stiamo per inaugurare. Infatti a breve ti volevo chiedere anche di ad quello. Ad esempio il prossimo progetto che sarà in onda su Rai Yo-Yo, che è gli acchiappagiochi, che sarà da dicembre, Da dicembre in avanti sarà in onda, e in questo caso finalmente siamo riusciti a creare un progetto tutto nostro. Quindi sarebbe bello parlarne, entrare nei particolari, se ti va. Se vuoi torno. Sei disponibile, mi piacerebbe, così almeno magari lo lasciamo uscire in TV e dopo lo possiamo raccontare. Io torno volentieri. Va benissimo, allora teniamoci questa informazione, così almeno ce lo racconterai e ci farai vedere come... Perché lo so che è un progetto veramente... abbastanza complesso e di vostra totale realizzazione, quindi secondo me ne vale la pena di dedicarci nel tempo. Sì, va bene. Intanto per questa puntata ti ringrazio per la disponibilità. Ringrazio a tutti i telespettatori di aver visto la nostra puntata. Ricordo come sempre a tutti di scrivere alla nostra mail rubrica@pilloleditecnologia.tv per farci domande come quelle che ho appena letto o per farci richieste di nuovi contenuti da trattare in ambito tecnologico. E niente, vi ringrazio, grazie ancora Corrado e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao.